Parto? Vai. Ciao a tutti gente, sono Gabriele Bianchi dell'Università Invisibile, sono qua insieme a Jacopo, siamo di Orgoglio Nerd entrambi e siamo qui per parlarvi della nostra presenza a Lucca Comics. Questo sarà uno dei video che faremo per raccontarvi di tutte le cose che facciamo a Lucca Comics, perché saranno veramente tante. Quest'anno abbiamo in gestione una novità, ovvero il parco di intrattenimento della Self Area. Che è una novità per la Self Area stessa. Che è una novità perché non l'hanno mai fatto. Che cos'è la Self Area? La Self Area è quel padiglione di Lucca Comics dove si radunano tutti gli autori indipendenti, tutti gli artisti indipendenti che hanno dei loro fumetti realizzati in autonomia. Da quest'anno non è più dove era prima, sì. Non mi ricordo dove fosse prima, ma è nella Chiesa dei Servi, che è l'ex showcase, tutto chiaro, no? Tutto chiarissimo, naturalmente. Comunque trovate la mappa. C'è la mappa, sì. Su internet. A noi piace molto la Self Area, la sosteniamo ormai da un paio d'anni che abbiamo la rubrica Self Arena sul nostro sito. Quindi facciamo combattere gli autori. Esattamente, e se non arena ci piace sempre molto, insomma, sostenere i piccoli autori, gli attori emergenti, autoprodotti, eccetera. Quest'anno la novità è che nella Self Area c'è un palco dove si terranno degli incontri, delle interviste, degli eventi, eccetera, e tutti questi li abbiamo praticamente in carico noi. Quindi abbiamo un programma fittissimo che parte dal venerdì e arriva fino al martedì, che è l'ultimo giorno. Sì. Quest'anno sono 5 giorni, tenetelo a mente, perché sono i 50 anni di Lucca Comics. 50 anni, sono tantissimi, 50 anni. Li hai preso il regalo? Non gli ho preso nessun regalo, dobbiamo comprare degli orecchini d'oro, credo. Degli orecchini. E perché insomma, quando sono 50 anni di nozze, insomma. Io vorrei una torta. Una torta? Ma vabbè. Porteremo qualcosa da Novara. Anche voi portate qualcosa. Portiamo i cioccolatini da Novara. Dell'incesso. Ok, allora vediamo il programma. Che cosa facciamo in Self Area? Partiamo col venerdì. Da una matita alla carriera. Allora, da una matita alla carriera è che è l'incontro che si terrà alle ore 11 di venerdì 28 in Self Area. È un incontro che noi abbiamo pensato per dare spazio a chi è del mestiere e ha in qualche modo è riuscito sostanzialmente a trasformare quello che magari è una passione, quello che magari è qualcosa che si desidera tanto fare in una carriera vera e propria, quindi quando qualcuno che ha fatto il passaggio dall'amatoriale al professionale. Inviteremo degli ospiti e questi ospiti parleranno appunto di come hanno fatto a trasformare la loro passione in una carriera vera e propria. Questo dovrebbe essere di interesse sia per il pubblico, insomma, chi passa a visitare la Self Area, che ricordiamolo è gratis, potete visitarla anche se non avete preso il biglietto di Lucca, e sia anche per gli espositori, perché magari c'è qualcuno che vuole fare un passaggio un pochino più serio. Poi abbiamo la performance No Woman's Land. Sì, e come l'anno scorso gli autori della Self Area si cimenteranno per tutti i giorni della fiera in una creazione di una storia, ok, a malapena sequenziale, che partirà da un disegno fatto da Riccardo Pieruccini, che è un po' il, come dire, il patron della Self Area. Ruggine, per gli amici Ruggine, che non sono Medardo, effettivamente. E a partire dal suo disegno, che sarà un po' la prima vignetta, tutti gli altri autori della Self Area ogni giorno saliranno sul palco e inventeranno qualcosa lì al momento. Noi saremo lì per dar fastidio agli autori, per intervistarli, per fare delle domande e per stuzzicarli un po'. Potete vedere su orgoglionerd.it la rubrica Self Arena, che racconta proprio le illustrazioni degli anni passati. Esatto, abbiamo pubblicato in tutto quest'anno tutta la storia dell'anno scorso. Poi, e poi se c'è già da parlare di Comics and Science. Ma questo qui, sarà. Nulla. Ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. Ah, dopo, okay, dopo. Se sai sul dopo. Ah, quindi facciamo. Eh sì. Ok, sarà un video lungo. Lunghissimo. Il tomo 1 è come la Self Area. No, allora alle 3 del pomeriggio di venerdì ci sarà un incontro con Immanuel Castro. Manuel Castro, lo sapete, è un musicista, un artista, eccetera, ed è anche piuttosto nerd. In questi anni l'avrete sicuramente collocato nell'area games, perché tutti gli anni presenta le espansioni del suo gioco Squimo. Quest'anno uscirà a Lucca con un'altra espansione, l'ultima pare, di Squimo, e gli abbiamo chiesto se voleva per caso venire lì da noi alla Self Area per parlare dell'impatto, dell'importanza dell'arte, dei disegni, eccetera, delle illustrazioni, per esempio per il suo gioco, ma non solo, anche per le copertine dei suoi album e per tutta la sua carriera. Sarà un incontro particolare e decisamente interessante alle 15 di venerdì 28. Questo glielo diciamo.
Sì, perché no, perché no. Ma sì, dai, va bene. Allora, noi siamo da anni ormai amici intimi del gruppo Think Comics. Think Comics è il gruppo che organizza, per esempio, la sagra dei fumetti di Verona. Quest'anno saranno a Lucca con un loro palco sui bastioni, ed essendoci praticamente una sorta di gemellaggio fra Orgoglio Nerd e Think Comics, faremo due incontri. Uno, noi da loro, per raccontare al loro palco e al loro pubblico com'è la self-area, come funziona e chi c'è, e loro un giorno verranno da noi a raccontare che cos'è Think Comics, cos'è la sagra. Ci rapiremo Zed Castle, che esatto, Zetone. Venerdì saremo noi ad andare da loro sui bastioni alle ore 16, mentre alle ore 17, altro grande ospitone, ci sarà Claudio Sciarrone. Di nuovo in self-area. In self-area. Deve essere chiaro, cioè certo. La gente si confonde. Claudio Sciarrone, disegnatore Disney e non solo, che ci verrà a raccontare. Lui è un grande esploratore dei meandri dell'illustrazione applicata a tutto, a tutte le forme d'arte, a tutti i concetti, l'illustrazione dei videogiochi, le copertine, piuttosto che oltre che i fumetti, insomma. Sì, vedrete, sarà, guardate, lo vorrei annunciare come Claudio Sciarrone, autore di una certa cosa e anche fa dei lavori in Disney, però poi dovrei spoilerare una certa cosa, ma la vedrete a Lucca. Verrà qui appunto alle ore 5, alle ore 17 a parlare di questo, di tutte le altre applicazioni del disegno. Mentre alle ore 18 appunto ci saranno i ragazzi di Team Comics che verranno in salfare a raccontarsi. E questo uno è andato. Tomo 2, la compagnia del... Allora... Sabato 29 la giornata si apre alle ore 11 con l'editore in visita. Lucio Staiano è l'editore di Shockdom. Verrà in self-area innanzitutto a raccontare cos'è fare un editore e che cos'è ovviamente Shockdom, com'è nata, qual è la sua storia, e poi anche per fare un giro in self-area e perché no magari cercare di... E può anche essere interessante fare, per il pubblico intendo, il giro insieme a Lucio, così certo, da capire cosa guarda un editore, cosa è interessato un editore quando va a selezionare degli artisti. L'occhio di un editore sicuramente. Poi alle 2 avremo nuovamente la performance No Moments Sky. Esatto. Alle 15.30 abbiamo la presentazione nostra di Orgoglio Nerd su dai ragazzi di Team Comics, alle ore 15.30 sui bastioni, quindi. Poi alle ore 17, sempre lì, vi facciamo anche, vi diciamo anche di questa cosa. C'è il... Questo secondo me è un refuso, è 15. È vero? No, questo. Quale stai dicendo? Questo qua? Ok, questo qui è 15. Ok, allora alle 15 ci sarà sempre sul palco di Think Comics sui bastioni il Be a Superhero. Se non lo conoscete perché non siete mai stati alla sagra, questo è un loro show, un loro format molto molto interessante. È una specie di gara di cosplay al contrario. Cioè i partecipanti sono invitati a venire non travestiti da qualcuno tratto da fumetti o cose del genere, ma un loro personaggio. E il vincitore di questo contest verrà trasformato in un fumetto. È già il terzo anno, credo, che lo fanno. Tutto giusto. Grazie. E avremo uno dei giudici, sarà il nostro rinoceronte delle Dacco, quindi questo è... Tra l'altro uscirà anche il volume fatto... Della sagra, esattamente, che c'è stato... questa primavera. Allora, alle ore 17 di sabato, segnatevelo, se dovete venire a un incontro di quelli della saga, della self-area... Adesso portare questo mulino perché ci tiene particolarmente, bla bla bla... Ci tengo particolarmente, ovvero è pubblicato l'Università Visibile che parla proprio di questo, è la versus B. Che cos'è la versus B? È un dibattito. Immaginatevi proprio un dibattito presidenziale con un moderatore severo che dà conto ci sarà Donald Trump? No. Esatto, sì, quello è su quello dell'immortalità, sì, probabilmente. Esatto. Il tema di questo dibattito, che sarà un dibattito a squadre, è crowdfunding sì o no. Cioè, il crowdfunding è la strada migliore per pubblicare le proprie opere, sì oppure no. Gli ospiti che parteciperanno a questo dibattito sono Adrian Farzade di Link for Universe, Alessandro Patrizzi di Get Alive per la squadra del pro in favore, quindi del crowdfunding, e nella squadra del contro avremo Claudio Sciarrone di nuovo e Mario Cortese, che è l'editore, fra le altre cose, del nostro gioco di carte. Esattamente. E beh, facciamo un intervallo a questo punto. Certo, andate pure a fare pipì, poi tornate qua. Domenica 30. Domenica 30, fai tu. Vado io. Tengo io, faccio la valletta. Domenica 30 è facile, breve. Grazie.
Dunque, alle ore 11 il nostro Silvio Ciro Smazzitelli e Mattia Nini De Poi, entrambi con un soprannome, perché noi non abbiamo un soprannome? Io ce l'ho un soprannome. Che soprannome è? Gibi. Ah. Sei tu che sei una persona. Sono io che non ho diritto al soprannome. Ad ogni modo, i nostri due redattori faranno un incontro sull'influenza artistica che va dal fumetto al videogioco. L'incontro si chiama Dal fumetto al videogioco, appunto, ed andranno per citazioni, per riferimenti, anche per semplice marcord, chiacchierando col pubblico e trovando tutti quelli che sono i riferimenti storici che vanno da fumetto a videogioco. Poi alle 11.45 saremo in sala Ingelis, giù dove c'è il padiglione Games, per la presentazione del nostro gioco di carte Area Stampa. Dovrà esserci sicuramente Rinoceronte, Furi Bionda, sicuramente Valeria Favoccia, l'illustratrice di Area Stampa, e Giacomo Maltagliati, che ne è stato l'autore. E anche questo sarà un incontro a cui teniamo molto, perché è un prodotto di cui siamo molto orgogliosi, guarda caso. Ore 14, di nuovo la performance giornaliera di No Woman's Sky. E poi alle 17, perché nel pomeriggio avremo una serie di impegni, salteremo un pochino, alle 17 intervisteremo un veterano, cioè un veterano della self-area, qualcuno che dalla self-area è partito, è cresciuto e ne è uscito assolutamente vincitore, con tanti prodotti e lavori di successo, e questo sarà Tuono Pettinato, il nostro grandissimo amico. E poi si conclude la giornata alle 6. Prendo fiato. Alle 6 in location Auditorium San Girolamo, che è un bellissimo teatro, vicino tra l'altro al Teatro del Giglio, faremo una presentazione di Nerd Senza Frontiere, il nostro progetto di viaggi con la nostra community. Sarà presente Adrian Farzade, che ha viaggiato con noi in diverse occasioni, è stato con noi in Serbia, racconteremo il nostro viaggio in Serbia, ci sarà anche Onigiri Calibro 38, che è un'espertissima dei viaggi in Giappone, ne ha fatti dozzine ormai, e cercheremo di raccontarvi anche qualche anteprima dei prossimi viaggi che faremo. Abbiamo veramente tante tante sorprese, siamo appena stati a una grossa fiera in cui si parlava proprio solo ed esclusivamente di viaggi, ne abbiamo organizzati nuovi, quindi quella è l'occasione per scoprire tutte le nostre novità. E si conclude, è vero che si conclude? Si conclude un cavolo. No, ci sono ancora 5 giorni quest'anno. Ok, allora proseguiamo con lunedì. Spero 31. Che la batteria della camera regga. Si prosegue con lunedì 31 e la giornata inizia sempre alle ore 11 con un incontro dal titolo I social network come strumento di autopromozione. Siamo arrivati a un punto della... della vita professionale di chi vuole lanciare un qualunque tipo di prodotto che non può più prescindere dalla presenza su internet, e quindi noi della redazione di Orgoglio Nerd, che diciamo qualcosa negli anni abbiamo tirato su come esperienza, vi diciamo un po' dei nostri trucchi, o comunque sia vi raccontiamo un pochino di qual è la nostra esperienza, di come abbiamo fatto noi a lanciarci su internet. Sempre alle ore 14 continua No Woman's Sky. Alle 17, il mio incontro preferito. Il suo incontro preferito. Non che ve ne freghi qualcosa, però ci tenevo a ribadirlo. Siamo riusciti a portare a Lucca 3 persone che lavorano per Ferrari. E li avremo qui a Lucca. Ferrari macchine, no? Non sì. Salumi. No, potrebbe essere certo. Interessante tanto quanto. Verranno a Lucca in treno, probabilmente in macchina, non lo sappiamo. Comunque arriveranno a Lucca e faranno per noi un paio di incontri, di cui questo, che è come disegnare una Ferrari. Cioè, la Ferrari in generale, comunque sia le macchine, il car design è una parte assolutamente importante e fondamentale di un certo tipo di produzione a fumetti e di illustrazioni. E quali migliori esperti per raccontare come si fa proprio di chi disegna le Ferrari per lavoro? Sarà assolutamente imperdibile. Andranno a commentare tutte le macchine più famose, sarà uno spasso tra macchine dei Flintstone e Batmobile, hanno già preparato delle citazioni notevoli. Sì, decisamente sì. Lunedì 31 sarà una giornata molto piena per quanto riguarda Comics and Science, ma ve ne parliamo nella seconda ora di questo video. E concludiamo la self-area. Con il programma di martedì 1, ve la faccio estremamente, estremamente concisa. Alle ore 11 abbiamo di nuovo Lucio Staiano, accompagnato da Dado, che è uno degli autori di Shotgun, che ci racconteranno il web, questa volta come alternativa alla produzione cartacea se volete fare fumetto. Shotgun, ora la vedete in tutte le fiere, è una casa editrice importante che pubblica un sacco di cose, ma è nata soprattutto come casa editrice di webcomic. Tra l'altro porterà una novità enorme a Lucca, perché non c'erano gli app, che è una loro nuova applicazione, sarà un sparo enorme.
la Netflix dei fumetti. Prosegui. Alle ore 14 abbiamo l'ultima tappa della performance Woman's Sky, e alle ore 17 una presentazione di un progetto che a noi piace molto, ne abbiamo anche già parlato su Orgoglio Nerd, ovvero Graphic News. Che cos'è Graphic News? È un sito che è pensato praticamente per essere giornalismo a fumetti. Voi, se andate sul sito graphicnews.it, credo, trovate una serie di approfondimenti, di notizie, eccetera, fatte però raccontate giornalisticamente, in maniera giornalisticamente perfetta, ma con tavole a fumetti. Intervisteremo Pietro Scarnera, che è l'ideatore, il curatore, il direttore di questo sito. Anche questo è assolutamente da non perdere, alle ore 17. E questo è il nostro programma della self-area. Vado a stoppare la macchina, così puoi prendere fiato. Grazie. Saluto tutti, naturalmente ci vediamo negli altri video che faremo, negli altri 18 video che faremo, perché la nostra presenza, Luca, è massiccia. Ciao a tutti. Ciao.